nordica in Force 86 sicuramente è uno sci molto più adatto in pista. Lo consiglio per un buon sciatore, data la sua struttura bella rigida e la sua punta rockerata che aiuta sicuramente l'ingresso in curva. Ho trovato poco facile sulla neve powder perché tende a galleggiare poco, tende a sprofondare. Comunque è uno sci che lo consiglio a un buon sciatore, un livello 5. Non mi sono trovato molto bene nella parte fuori pista, invece mi sono trovato molto bene in quella che riguarda la pista. Non ha galleggiabilità e quindi tende ad andare sotto. È un po' un gemello dell'armada che abbiamo provato prima, un po' più lungo, però si è riscattato poi dopo sulle curve in pista dove comunque era preciso. Brava Nordica, hai trovato il giusto equilibrio sia per la neve fresca che per la pista. La neve fresca galleggia molto bene e rimane stabile e preciso in tutta la curva. Però quello che sorprende di più di questo sci è l'impulso. In pista sembra veramente di avere uno sci tradizionale. Da metà curva in poi ritorna sotto, è molto elastico e ti chiude molto bene la curva. Lo consiglio a degli sciatori di livello 5 superiore. L'ho trovato uno sci molto intuitivo da subito e mi ha dato grosse soddisfazioni in neve fresca. Anche in pista devo dire che fin quando non si raggiungono grosse velocità è uno sci che tiene molto, molto bene la curva e non sbanda troppo. Comunque in generale è uno sci che consiglierei anche a sciatori di medio livello perché è molto intuitivo fin da subito. È uno sci rigido, abbastanza impegnativo nelle prese di spigolo, però immagino che fuori pista in condizioni diverse sia ben gestibile. È uno sci adatto ad andare forte sia in pista che fuori pista.